tagliamo. Un po' tagliate. Signor Sindaco, a Cavriana un'altra mostra di alto livello. Sì, sabato e domenica scorsa 1700 persone per la giornata FAI a visitare gli ambienti dove siamo oggi, le cantine e Villa Mira. Oggi la settima edizione Fotografie come Arte, che è un evento importantissimo che la Proloco di Cavriana sta portando avanti da diversi anni e ogni anno prende più valore anche nel contesto, diciamo, arrivano sempre personaggi di grande spessore. Quindi noi siamo orgogliosi di questa organizzazione, di questo processo che sta portando avanti la Proloco, perché crea sempre un movimento costruttivo di valore per Cavriana. In parte a me Vittoria Rosa, la presidente della Proloco di Cavriana. Presidente, è una mostra davvero importante qui a Villa Mirra, appunto una mostra che vuole sottolineare la bellezza sia delle fotografie ma anche di questa splendida villa. Beh, incominciamo a parlare di questa splendida villa che è del Settecento e diciamo che è meta di turisti, ma soprattutto è la sede di tutte le mostre che si fanno di qualsiasi genere. Noi abbiamo scelto Villa Mirra, beh, innanzitutto perché per la sua antichità, per la sua bellezza, ma anche perché come luogo si prestava molto al fatto che questi espositori presentano delle opere moderne ma che stanno bene comunque in questi locali, ecco. Una cosa importante è che avete voluto creare un percorso all'interno appunto del paese affinché tutte le persone possano appunto avvicinarsi alla fotografia. Sì, ma non solo perché tutte le persone si possano avvicinare alla fotografia, anche per far conoscere Cavriana nei suoi luoghi anche più meno frequentati, ma che comunque sono molto belli, partendo già dalla Pieve, dove c'è la vecchia fornace, eccetera, al centro storico che insomma merita di essere visitato. Quindi la fotografia sicuramente porterà turisti, già abbiamo avuto l'esperienza lo scorso anno di questa mostra itinerante, per cui la gente verrà, ci auguriamo tanta, e vedrà anche Cavriana, perché Cavriana ha tanti, tanti bei punti da vedere, insomma. Edoardo Basso è il curatore di questa splendida mostra, una mostra che porta un titolo un po' strano, Fotografia come arte. Ma quanto è difficile fare le fotografie, quindi? Perché può sembrare una cosa apparentemente semplice. Io credo che la difficoltà non è tanto l'elemento tecnico, è chiaro che la tecnica si deve imparare, è la sensibilità dell'operatore che coglie qualche cosa, cioè che coglie, non c'è nulla da inventare. Anche questi fotografi, gli artisti attuali, sono tutti un po' in crisi, nel senso che bisogna aggiornare un qualche cosa, un linguaggio che esiste già da secoli. Certo che l'umiltà che possono avere certi artisti, fotografi, che dicono ma qual è la cosa più semplice di fotografare? Girare con la macchina fotografica e quando c'è qualche cosa che mi incuriosisce, fotografo. Ci sono delle nazioni, tipo soprattutto gli americani, adesso stanno investendo moltissimo, gli indiani e così via, e anche la Cina, e ha fatto un successo, gente, i ricchi che mettevano le fotografie negli scaffali, nelle grandi banche, per poter dire ho fatto un investimento. Quindi la fotografia non è assolutamente la Cenerentola. Io devo dire comunque che loro hanno coraggio, questi qua della Proloco, perché in realtà la fortuna loro è anche quella di avere coraggio, perché è un periodo dove i soldi non girano, e poi anche perché c'è la fortuna di averlo in un ambiente che riserva uno spazio, una dimensione che serve ormai l'uomo contemporaneo. Io credo che guardare solo un'immagine non è sufficiente, o si è da soli e si riflette su quella propria sensibilità, oppure all'interno di un contenitore idoneo come è questa, perché già la scala salendo si entra in una magia, allora lo spazio a un certo punto può darsi che si accappari un po' di più, ci riusciamo ad accaparare un po' di più l'attenzione di chi ha sensibilità più o meno elevata. Quindi un contrasto fra passato e futuro.
questo oramai è sempre, tutti anche questi artisti che vediamo che sono ricchi di contaminazioni, no? Nel senso che qualcuno si ricorda a Magritte, qualcun altro, insomma la contaminazione tra teatro, cinema, fotografia, arti visive con l'arte, ormai sono un miscuglio, è un cocktail particolarmente elevato e di conseguenza insomma c'è questa magia che ancora serve per poter accapararci gente, che devono aumentare. La cosa che voglio dire è che qui noi siamo partiti con l'acquistare delle opere dei fotografi. Questo lo dirò anche giù, perché in realtà bisognerebbe far diventare questo paese collinare, che è straordinariamente bello, è ricco di storia, come tutti comunque, no? Perché non è che dobbiamo fare i partigiani, è che ci ha incominciato ad acquistare delle opere dagli artisti. Il sottoscritto, il signor sindaco, uno che era in giuria, un design l'anno scorso, quest'anno era a Parigi, non è venuto, e adesso anche so che hanno acquistato altre opere, una che era in commissione, che è una, diciamo, una PR di comunicazione internazionale di Milano. E quindi la gratificazione anche di questi che sono fotomatori, tre o quattro sono professionisti, credo che il riscontro anche di qualcuno che ce l'ha in casa una sua fotografia sia un input elevato per poter essere considerato qualcuno, perché in fondo, e chiudo, nel campo dell'arte si è sempre lavorato per raggiungere in qualche modo una traccia, la traccia dell'eternità, cioè nel senso di lasciare qualche cosa contro la morte. Anche chi sembra che non ci pensi, anche Michelangelo, Raffaello, tutta questa gente, in qualche modo io lascerò una traccia ai posteri anche quando non ci sarò più. Renzo Bertasi, l'ospite d'onore di questa 7ª edizione di Fotografia come Arte, ma ci spieghi un po' la sua tecnica, perché lei mi raccontava che ogni immagine racconta una storia. Racconta sì una storia, la racchiude, è un piccolo film, è un corto che si racchiude in un unico scatto, e c'è tutto questo lavoro detto dietro, che va dal bozzetto a mettere insieme gli attori che fanno queste performance, e un insieme di situazioni. Poi si passa all'azione ben precisa. Dopo aver fatto tutto questo mi emoziono le carte, anche a volte mi sono emozionato sulle lastre in negativo, perché non solo ho fotografato con la 35 mm ma ho fotografato più volte con una scatola col buco stenopeico per ottenere determinati risultati, anche per avere delle pellicole con le maggiori e stamparle a contatto. Quindi lei ci sta raccontando un altro tipo di fotografia, non la fotografia così per emozione, tac, faccio una foto perché il paesaggio è bello, ma una fotografia pensata. Ma sicuramente sì, io non prendo fotografie, ma faccio fotografie, che è ben diverso. E ci vuole anche un grande studio al di sotto di tutto questo. In queste fotografie c'è dietro ben l'altro, ma che sotto la fotografia c'è un'altra fotografia, fino alla vera fotografia, che nessuno mai vedrà, che è la mia.